Parliamo di peste suina e di contrasto alla peste suina con l'assessore regionale all'agricoltura Marco Portopapa. Insomma, sta per essere messo, o meglio, sono stati messi i primi metri di questa famosa recinzione. Qual è la tua opinione? La mia opinione resta quella fin dall'origine è stata detta, ovvero è una rete che purtroppo sicuramente per i nostri territori lascia un po' a desiderare nella sua completa funzionalità. Tuttavia, se si tratta di dover delimitare con un manufatto dei territori in modo da poter ottenere dalla comunità europea delle deroghe che ci permetta di liberare i nostri territori, ritengo che è un'opera che è da fare. Attualmente noi stiamo mettendo tramite naturalmente degli appalti un manufatto che ha dato già delle perplessità, perché sembrerebbe un manufatto con poca consistenza, ma sicuramente un manufatto che ci permetterà di delimitare un'area per poter avviare i piani di eradicazione e contenimento e depopolamento soprattutto. E questo è importantissimo proprio perché abbiamo bisogno di liberare i territori dalla presenza di una fauna selvatica troppo invasiva che distrugge i raccolti dei nostri agricoltori. Ecco, questo depopolamento è stato definito troppo poco incisivo per il momento. Ma soprattutto perché noi abbiamo fatto dei piani di depopolamento inviati al Ministero della Salute, perché ricordiamoci che noi stiamo parlando di un momento di emergenza sanitaria, quindi dobbiamo sicuramente seguire delle regole rigide e ferree, anche se a volte purtroppo non sono da noi condivise, perché logicamente le riteniamo non sufficienti, ma se queste sono le regole da rispettare, siamo costretti a rispettarle. E i piani di depopolamento speriamo che vengano accettati quanto prima, perché momentaneamente tutto quello che viene fatto grazie alle ordinanze, alle delibere della giunta regionale che ha voluto in ogni caso avviare a far qualcosa, ma i piani di popolamento e eradicazione devono ancora essere inviati dalla comunità europea alle rispettive regioni.